Samir Tumi, Lo specchio vuoto. Capitolo primo, la cancellazione. La prima cancellazione si è verificata il giorno del mio 44esimo compleanno. Quella mattina mi ero svegliato più presto del solito, molto prima che suonasse la sveglia. Era una giornata autunnale, piovosa, dal cielo livido. Mi sono alzato dal letto a fatica per trascinarmi verso il bagno con la testa pesante e la mente ancora confusa. Arrivato davanti allo specchio, non ho visto il mio riflesso. C'era l'immagine della porta, dell'accappatoio appeso al gancio sulle piastrelle di maiolica, ma io continuavo a essere invisibile. Terrorizzato e col cuore in gola sono corso in camera e mi sono piazzato davanti alla specchiera. Anche lì niente riflesso, non esistevo più, eppure al tatto me la sentivo alla pelle, se abbassavo lo sguardo distinguevo il mio corpo tutto intero. Nello specchio però non mi vedevo più. Mi sono morso forte il labbro, facendomi male, e ho sfregato con vigore le piante dei piedi contro il pavimento per percepirne la freschezza. La grande psiche rifletteva soltanto le tende della vetrata da cui si diffondeva la luce grigiastra dell'alba. Sono tornato sotto la doccia per sentire l'acqua calda scottarmi la pelle e ho cominciato a insaponarmi energicamente, senza tralasciare un solo centimetro del mio corpo. Ero vivo, non c'erano dubbi. Quella massa compatta, palpabile e fremente ero proprio io. Non ero scomparso. Dunque non ero morto, e l'intenso dolore che avvertivo a livello cutaneo mi dimostrava che esistevo davvero. Sono uscito dalla doccia e ho passato una mano sullo specchio appannato, l'ombra di un profilo. Ho potuto distinguere il torace, poi le braccia, le mani e a poco il viso umido, la pelle arrossata e gli occhi sgranati. La mia immagine era finalmente riapparsa. Tornato in camera, mi sono ispezionato con calma tutto il corpo per assicurarmi che non mancasse nulla. La prima cancellazione si era appena conclusa. Potevo vestirmi, uscire e iniziare la giornata. Qualche giorno dopo ho consultato il dottor B, lo psichiatra raccomandatomi da Hamid, un mio collega appiccicoso e servile, che qualche tempo prima mi aveva detto, con una punta di orgoglio, di essere bipolare, disturbo diagnosticatogli all'età di 20 anni, e di essere stato seguito dai migliori specialisti di Algeri. Quando l'ho incrociato nel corridoio, dopo quella prima scomparsa del mio riflesso, ho finto di essere molto in pensiero per mia madre. Da quando mio padre era morto, l'anno precedente, lei era sempre stanca e di malumore. Sospettavo un principio di depressione e dovevo portarla quanto prima da uno psichiatra competente. A dire il vero, mentivo solo a metà. Mia madre, che certo non era mai stata una gran chiacchierona, stava sprofondando sul serio in un'apatia e in un mutismo allarmanti. Passava le giornate a sonnecchiare sul divano davanti alla televisione accesa a tutte le ore. Comunicava solo con Bakja e Massaud, la governante del tuttofare che si occupavano della casa di famiglia. Le mie conversazioni con lei, non particolarmente animate, essendo anch'io poco loquace, si limitavano a un meccanico buongiorno, buonasera, accompagnato da un bacio in fronte. Il mio collega Hamid sembrava davvero dispiaciuto, si è avvicinato a me strabuzzando gli occhi lucidi e mi ha afferrato le braccia con quelle sue mani molli e sudaticce. «Povera donna», mi ha detto, «come si fa a superare la perdita di un grand'uomo come tuo padre, il venerabile comandante Hassan, illustre Mujahedin, torturato e poi condannato a morte dalla potenza coloniale francese?» Ho cercato di contenere la mia repulsione girando la testa dall'altra parte, sperando che non la tirasse troppo per le lunghe con l'eroica biografia del mio genitore. Ma ho dovuto interromperlo, mi sono liberato della sua stretta viscida e prima di alzare i tacchi gli ho chiesto con tono secco di darmi il numero di telefono del migliore psichiatra di Algeri. Quando l'ho chiamato, il dottor B mi ha risposto al primo squillo. Non era troppo impegnato, evidentemente, e mi ha proposto di ricevermi in giornata, nel tardo pomeriggio. Il suo studio si trovava al primo piano di una palazzina scalcinata, in uno degli innumerevoli vicoli ciechi del quartiere Telemli. All'ingresso dell'edificio, una targa di plastica tutta ammaccata indicava che il dottor Mohamed Ali B era psichiatra, psicanalista e assistente di ruolo presso gli ospedali di Parigi. Il campanello non funzionava, perciò ho bussato alla vecchia porta di legno che stranamente si è aperta subito. Ho capito che l'ometto che mi stava davanti, calvo, vicino alla sessantina, dall'aria taciturna, era il dottor B in persona. Con voce flebile e un po' rauca, mi ha chiesto di pazientare nella piccola anticamera che fungeva da sala d'attesa. Seduto su una sedia di plastica, ho sfogliato sovrappensiero una delle vecchie riviste strappate e messe alla rinfusa su un tavolino. Un quarto d'ora dopo il dottor B mi ha fatto entrare nel piccolo studio decente, per poi invitarmi a sedere su una vecchia poltrona di velluto grigio, alquanto sformata ma comoda. Lui ha preso posto sulla seggiola di legno di fronte a me e ha scribacchiato qualcosa sul taccuino, tirando su col naso rumorosamente. Dopo un paio di minuti, senza nemmeno guardarmi, mi ha chiesto di esporgli il problema.
Gli ho riferito l'incidente dello specchio e ha cominciato a prendere appunti. Mi è parso di vedergli affiorare più volte sul viso un sorrisetto divertito, soprattutto quando ho specificato che l'incidente in questione era avvenuto il giorno del mio 44esimo compleanno. Il dottor B ha posato delicatamente penna e taccuino sopra un tavolinetto rotondo, si è tolto con cura gli occhiali, mi ha guardato raschiandosi la gola e mi ha comunicato che ero affetto da sindrome da cancellazione. Questo disturbo, di cui si sapeva molto poco, sembrava colpire per lo più individui algerini di sesso maschile nati dopo l'indipendenza. Nella maggior parte dei casi, le persone affette da tale patologia manifestavano i primi sintomi soltanto intorno ai 40 anni. Gli ho chiesto se se ne conoscevano le cause, ha sospirato e mi ha detto che c'erano diverse ipotesi al vaglio. Si sospettava infatti una trasmissione intergenerazionale, all'interno della stessa famiglia, di traumi dovuti alla guerra di liberazione nazionale, oppure si pensava a problematiche relative all'educazione, se non addirittura a cause neurologiche, legate all'alterazione di una determinata area del lobo temporale. Il dottor B si è soffermato sulle origini e gli effetti ancora poco noti della malattia, per poi concludere che l'unico rimedio era seguire una psicoterapia, che mi avrebbe consentito di individuare le cause reali di questa esperizione. Mi ha anche messo in guardia. I fenomeni di scomparsa della mia immagine riflessa rischiavano di moltiplicarsi se non avessi osservato un adeguato impegno terapeutico. Come era mia abitudine, non ho fatto nessuna domanda e quando ha smesso di parlare mi sono alzato per pagare la seduta e prendere nota del prossimo incontro. Al momento di salutarci, mi ha chiesto se mio padre era un mujahedin e se era ancora di questo mondo. Gli ho risposto che, in effetti, era un ex combattente e che ci aveva lasciati un anno fa. Mi è parso di vederlo sorridere mentre richiudeva la porta.